Una stagione da sogno, un futuro da gloria. Grazie ragazzi, orgogliosi di voi. Signore e signori, tutti in piedi, un applauso per questa squadra, a questo allenatore, a questa proprietà, a questa società. È stata una stagione fantastica, una stagione che si conclude oggi, perché si conclude oggi il viaggio dei playoff del Catanzaro, che a Cremona rimedia una sonora sconfitta. La Cremonese è veramente tanta roba oggi allo Zini. Zini completamente pieno, stracolmo di tifosi del Catanzaro, perché un applauso e una standing ovation va fatta pure a questo grandissimo popolo meraviglioso. Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Studio Giallorosso, l'ultima di questa stagione, o forse no. Per intanto vi presento gli ospiti, quelli di sempre. Adesso sì che può mangiare, la prova costume può aspettare. I playoff gli hanno dato un po' di nervosismo e quindi su con la zuppa di latte. Ciao Gianfranco Giovene. Buonasera Gigi, buonasera a voi. E poi lei, la grandissima e bellissima Stefania Scarpò. Ciao Stefania. Buonasera a tutti. E allora ragazzi, si conclude una stagione fantastica, una stagione da sogno. Oggi la Cremonese è stata tanta roba, non c'è stata partita, Gianfranco. Beh sì, tanta Cremonese, troppa Cremonese abbiamo detto per il Catanzaro, una partita che è iniziata in salita con la Cremonese che in 20 minuti ha di fatto chiuso la gara 2-0, il Catanzaro lì ha accusato il colpo, ha avuto difficoltà a rientrare in partita, ma non perché non fosse il Catanzaro di sempre, ma perché davanti davvero, e lo hanno sottolineato anche i colleghi che hanno curato la telecronaca direttamente dallo Zini, Sky e DAZN, oggi la Cremonese ha fatto la sua migliore partita del campionato, ha espresso al massimo tutti i suoi valori e basta guardare il tabellino. A tabellino sono finiti Vasquez, Bonaiuto, Coda, Sernicola, tutti giocatori importanti, elementi da 90. Il Catanzaro con il cuore però alla fine era riuscito a fare qualcosa. Il gol di Antonini, il quasi gol in fuorigioco di Donnarumma avevano fatto in qualche modo gioire, erano stati gol della bandiera in una partita che comunque non era mai stata in discussione, il risultato non è mai stato in discussione. Cremonese che passa il turno con merito, però Catanzaro che è uscito tra gli applausi. L'immagine con cui abbiamo aperto è l'immagine più bella della serata, la chiosa perfetta di un campionato, di un'annata davvero davvero da ricordare. È stato bellissimo vedere tutta questa gente che è partita da ogni parte d'Italia e anche oltre per raggiungere lo stadio di Cremona. Notte fonda è stata e notte fonda ci sarà per chi dovrà rientrare in città. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo dalle auto, dai pullman o dall'aeroporto in attesa del volo che vi riporta a casa, sempre nel cuore. E la mia vita è sempre accanto a te. Uomo contro uomo della Cremonese, sembrava l'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, questo ci ha messo in grandissima difficoltà, non siamo riusciti ad uscire praticamente mai e sul recupero palla ci hanno fatto tanto male, Stefani. Sì, il Catanzaro ha perso troppe palle in ripartenza, nei tentativi d'uscita, proprio in virtù di questa aggressione folle che faceva uomo contro uomo la Cremonese. Ha perso davvero troppi palloni nell'impostare il gioco e lì la Cremonese ha fatto malissimo, perché rubata palla andava in porta e trovava gli spazi che il Catanzaro invece non ha mai trovato. Oggi davvero troppa Cremonese, una gara perfetta quella della squadra di Stroppa, che non ha sbagliato assolutamente nulla, l'approccio, la mentalità, ma neanche appunto le aggressioni. Ha fatto in un certo senso la partita fotocopia che fece al Ceravolo per i primi 25 minuti. Poi però, insomma, trovati due gol, è riuscita poi a punire il Catanzaro, forse nel momento in cui il Catanzaro stava provando a mettere fuori la testa, che il 3-0 di Coda ha veramente tagliato la testa ai possibili tentativi di rimonta del Catanzaro. Lì veramente si è chiusa la partita, non c'è stata più storia. Che poi a differenza dei playoff di Serie C, nei playoff di Serie B vale molto non soltanto i valori tecnici e tattici, ma anche il piazzamento in classifica, perché il Catanzaro ha pagato
oggettivamente quella prima partita col Brescia, quei primi 120 minuti, perché è sembrato anche stanco oggi. Assolutamente sì, è un fattore da considerare, per il quale probabilmente anche il Catanzaro si mangia le mani, però ci sta. Essere arrivati all'appuntamento dei playoff un po' sulle gambe è un dato inconfutabile per quanto riguarda il Catanzaro, e poi essere arrivato anche in qualche modo con la coperta corta, perché alla fine si è visto, verso la fine del campionato, al Catanzaro sono mancati i giocatori importanti, l'infortunio di D'Andrea, l'infortunio di Guion, lo stesso infortunio di Situm alla vigilia delle partite con il Brescia e con la Cremonese. Sono stati degli elementi che hanno disturbato la preparazione a queste partite, che non hanno dato la possibilità neanche a mister Vivarini di ruotare le pedine sullo scacchiere. Si è arrivato a queste partite decisive con la spia delle energie ovviamente accesa, con la benzina che mancava nel motore, però a questo ha sopperito, ed è il dato che rimarchiamo con estremo piacere, almeno per quanto mi riguarda è una cosa veramente che ci tengo a sottolineare. Il Catanzaro ha dimostrato che, oltre al divario tecnico, oltre alle energie fisiche, con il cuore se l'è giocata, sia contro il Brescia riuscendo in un miracolo, sia all'andata con la Cremonese qui al Ceravolo, tenendola in vita questa partita, e poi lì sostanzialmente è uscita la forza della Cremonese, ma il Catanzaro c'è stato comunque. La cosa brutta di stasera è stata che a fine partita hanno alzato il volume delle casse al massimo e non ci hanno dato l'opportunità di salutare la squadra. Intanto ciao Mimmo, in collegamento Skype, perché influenzato abbiamo ripristinato il collegamento grazie a Danilo Scalise. Ciao Mimmo, come stai? Bene ragazzi. E allora, stavo dicendo... Io sto bene mi sono collegato un po' in ritardo, però lasciatemi fare i primi complimenti a questa splendida stagione, a questi ragazzi, all'allenatore, alla dirigenza, a tutti. È stato veramente un anno bellissimo. È finito come è finito, ma non sono riuscito a sentire le ultime frasi di Gianfranco, e siamo arrivati stremati, vuoi per gli infortuni, siamo arrivati stremati e col serbatoio della benzina quasi completamente scarico. E quindi non abbiamo avuto possibilità assolutamente di giocarcela fino alla fine. Ma va bene così. Hai ragione, tutto sommato siamo arrivati alla semifinale per andare in Serie A. Questo è un punto di arrivo bellissimo. Grazie ragazzi, allo staff, alla società, abbiamo vinto sugli spalti e soprattutto anche in campo, dice qualcuno, e qualcun altro diceva che non hanno potuto salutare alla fine, non si è data l'opportunità di salutare i giocatori a fine partita. Beh, forse sarebbe il caso questa squadra di salutarla in maniera diversa, cioè di salutarla a Catanzaro, di salutarla davanti a un pubblico molto numeroso, un amichevole, un allenamento congiunto con qualche squadra dilettante, o un allenamento e basta, però dando la possibilità a questo pubblico di ringraziare questa squadra e a questa squadra di vedere ancora una volta questo pubblico fantastico. Noi lanciamo l'iniziativa da qui, magari qualcuno ci ascolterà. Messaggi importanti? Te ne leggo uno che è appena arrivato da parte di Marco, che dice: grandi comunque, da Marco Gargani, Gloria Viola, opinionista fiorentina. Vi prenderei Vivarini, vi aspettiamo in Serie A. Allora, grazie vi aspettate in Serie A, ma Vivarini non si tocca, anzi Vivarini deve essere. E a proposito di Vivarini ti leggo un altro messaggio, perché Sabina poco fa ci scriveva: ora aspettiamo Vivarini cosa vorrà fare, spero in tempi brevi, non come l'anno scorso, e ripartiamo possibilmente con una panchina di valore. Subito, dobbiamo fare esattamente questo, cioè confermare il mister, che tra l'altro ha un altro anno di contratto, quindi fare in modo che il mister non vada via, più che confermare il mister, e poi degli acquisti importanti per giocarci nuovamente, perché questa categoria così come ce la siamo giocata quest'anno. Perché diciamolo, quello che forse, non forse, quello che è mancato sicuramente al Catanzaro è stata una panchina all'altezza delle avversarie dirette, perché anche oggi, insomma, anche oggi abbiamo visto quella che è la differenza nei cambi, al di là poi del fatto che Brignola e Donnarumma in questi playoff abbiano dimostrato di poterci stare, di poterci stare e di essere stati in un certo senso proprio le mancanze più gravi nel corso della stagione. Però per il resto manca decisamente qualcosa al Catanzaro, e lì
deve intervenire, perché se vuole giocare un altro campionato da protagonista deve avere una panchina anche che glielo consente. E aggiungo, anche perché il secondo anno non è il primo, è finito l'effetto sorpresa, esatto. Tutti ti conoscono, si alza l'aspettativa, si alzano le pressioni, quindi c'è bisogno di acquisti importanti, di fare in modo che Vivarini non vada via, perché il secondo anno è più complicato del primo, paradossalmente, Gianfranco. Sì, è sempre stato così. Bari Docet, hai ragione Mimmo, per quanto riguarda la Serie B è sicuramente così. A me però viene stasera, e non lo faccio per una questione emozionale, però viene stasera di pensare da dove è iniziata la cavalcata del Catanzaro. Tutti lo hanno detto lo scorso anno, la cavalcata del Catanzaro è iniziata da Padova. Sì. E chi lo sa che magari dalle rovine di Padova è sorta una promozione dalla C alla B, dalle rovine, chiamiamole così, anche se veramente non possono essere chiamate rovine quelle di stasera a Cremona, dall'amarezza di una sconfitta, di un sogno infranto, non possa nascere qualcosa di più importante. Stefania prima lo diceva anche bene. Anche perché, scusami se ti interrompo, sì? Male che va, ci saranno Samp, Palermo, Salernitana, Sassuolo e una tra Venezia e Cremonese. Tanta roba anche questa per un campionato di Serie B che assomiglia praticamente là. Però c'è da dire che adesso il Catanzaro deve capire che cosa vuole fare da grande. E il Cosenza, che storicamente lotta sempre per salire in Serie A. Ancora dobbiamo vedere chi sale dalla C, e quindi potremmo anche avere qualche squadra bella tosta che si prepara in maniera importante. Mimmo, perché ridi? No, rido perché mi è piaciuta l'ultima battuta che hai fatto. Ragazzi, i matrimoni comunque si fanno in due e bisogna avere le stesse qualche affinità, quindi questo si tratta che la società deve programmare, perché altrimenti questo campionato primo di Serie B, se non si riesce a programmare in tempo, come dicevate dallo studio, non è servito a niente, ed è un peccato, perché è stata scritta un'ulteriore pagina bella da parte dell'US Catanzaro, che è quella di stasera. L'amarezza c'è, inutile che me la nascondo, perché sarebbe da sciocchi. Perché? Perché ci avevo creduto. Però ragazzi, questo allenatore non ha avuto la possibilità in questo mini torneo di utilizzare alcuni giocatori per fare un turnover. Voi parlavate di Brignone e Donnarumma, sì. Voglio dire, hanno fatto la loro figura finale, però nell'arco del campionato non è che siano stati così brillanti. Oggi ci è mancato Ambrosino, ci è mancato Situm, ci è mancato un po' di D'Andrea. Forse ci sono mancati anche prima, e poi era la terza partita che facevamo, una dietro l'altra, a distanza di pochi giorni, mentre la Cremonese, ricordiamo, per la migliore classifica è la seconda che fa. Lo abbiamo detto Mimmo, l'abbiamo detto già. Scusatemi, e poi leggiamo le panchine e quella della Cremonese è semplicemente terrificante. Mi ha impressionato nei primi 45 oggi la Cremonese, se gioca così la vedo dura anche per il Venezia. Il telecronista da Zon diceva mai visto giocare la Cremonese, esatto, come quest'anno. Io questo non lo so, come oggi, io questo non lo so perché non l'ho vista tutte le partite, però oggi veramente vabbè, devastante. Sì. Sì, non abbiamo visto neanche io personalmente tutte le partite della Cremonese, però non ha mai giocato così. Avesse giocato così avrebbe tenuto testa al Parma, ma anche forse l'avrebbe staccato di gran lunga il Parma, perché così veramente ha tenuto dei ritmi incredibili, non ha concesso niente. Quindi il Catanzaro cotto, però più meriti della Cremonese secondo me oggi che dei meriti del Catanzaro, ma forse entrambi, perché il Catanzaro ci è arrivato veramente corto e cotto in tutti i sensi, perché era stanco, visibilmente stanco, perché magari la rimonta nei minuti finali con la Cremonese ci ha un po' illusi che il Catanzaro avesse completamente recuperato le energie dopo i 120 minuti col Brescia. Lì è stato cuore, è stata grinta, è stata voglia di rimanere, di mantenere accesa la speranza. Oggi si è visto però che quello sforzo, quei 120 minuti e quella ripresa in rimonta da giocare, insomma, per tentare il recupero, li ha pagati veramente anche da un punto di vista fisico, perché oggi arrivavano più tardi su tutti i palloni.
I nostri. Sì. Luca diceva: non sono d'accordo, i primi tre gol sono stati regalati. I primi tre gol nascono da una pressione fortissima della Sono Cremonese errori indotti. e sono errori, esattamente, sono errori indotti. È un po', mi ripeto, è un po' come Atalanta Bayer Leverkusen o Atalanta Liverpool. Il criterio, i principi di gioco sono esattamente quelli. Sono venuti uomo contro uomo, ne avevano più di noi, fisicamente sono più forti di noi. A prescindere, e noi non avevamo quella brillantezza per uscire con le solite giocate del vivarinismo style. E prima dei gol c'era stata anche una bella punizione, Sì, c'era stata di la punizione Castagnetti, di Castagnetti dove Fulignati l'aveva dovuta Fulignati cacciare. l'ha toccata ed è sbattuto Ragazzi, col ci suo costa molto, però diciamolo, ha meritato ampiamente di impatto. andare a fare. Assolutamente sì, Meritatissimo, meritatissimo. non ci costa nemmeno tanto molto, perché tanto molto, Tanto non ci molto. costa nemmeno tanto perché è la verità, caro Mimmo, sono veramente meritati. Non vedo Tolomeide in regia, quindi Tolomeide! Moriva correndo, raga, lo so, lo so, Sì, lo vedo correre, si eccolo, vedo odono passi. correre, eccolo! Tolomeide del mio cuore, come stai? Come stai? Ti Buonasera! sei ripreso dalle quattro papine? Sì, abbastanza. Sono finite, sì? Non ce ne Sì, sono più. grazie a Dio, sì. Fortunatamente sì. Sì, Un no, voto alla stagione, Tolomeide. 9. 9, dai, Vai, dai. Perché 10 condividi. l'avremmo lasciato se Se non fossimo succeda. andati a vedere Che quello non che non succeda succedeva. mai. Allora, no, è appena arrivato qualcosa di Vivarini, però non è, L'ufficiale. no, dobbiamo ancora vederlo e E quindi, insomma, montarlo. Gli highlights ce l'abbiamo allora, invece. possiamo intanto fare vedere sì, le immagini, ma intanto prima di tutto Le quattro volevo papine. fare vedere un pensiero del sindaco Nicola Fiordita, che Sì. proprio pochi minuti dopo la fine della partita ha parlato di un sogno solo rimandato. Ci siamo andati vicini con cuore, passione, tecnica e leggerezza, non solo una squadra ma una città, un popolo. Non finiremo mai di ringraziare il presidente Noto, mister Piperini, Capitani Mello e tutti i ragazzi e lo staff per una stagione indimenticabile. Ovviamente la nostra impareggiabile tossida giallorossa che ha colorato tutti gli stadi della Serie B con correttezza e generosità. Ci riproveremo il prossimo anno e noi ci saremo sempre, grazie a quello. Questo è il Questo saluto istituzionale, diciamo, del e sindaco. noi ci saremo sempre è auspicabile, perché ci sono ancora dei lavori da fare e speriamo si facciano in tempi rapidi per il Ceravolo, perché potremmo dover andare fuori le prime giornate anche quest'anno, Gianfranco. Eh beh, bisogna cercare di chiudere i problemi che ci sono, i capitoli ancora aperti dello Stadio Ceravolo, quei lavoretti che vanno fatti, perché l'ha dimostrato quest'anno il Ceravolo effettivamente è un fattore in più. E lo è stato nella rimonta con il Brescia, lo si è visto quanto è stato importante anche con la Cremonese. Lo stadio di casa, l'apporto della sua gente è fondamentale per il Catanzaro, quindi è importante per la prossima stagione partire al Ceravolo. Già dalla prima giornata, già dalla gara d'esordio del campionato, anzi, già dalla Coppa Italia, perché noi scherziamo, scherziamo, ma tra poche settimane si comincia un'altra volta con la Coppa Italia. Tra poche settimane siamo già in ritiro, Sì. caro Tolomeide. Tra poche settimane, no, dai, insomma, Tra un tutto po'. differente. Allora, la Coppa Un Italia comincia mesetto il e 10 mezzo. agosto. Il 10 agosto, sì, un po' di tempo ci Tra un vuole. mese e mezzo si va in ritiro, amico mio. Sì. Vivarini a vita, dice Luigi. Ha qualche altro messaggio interessante? Ce l'abbiamo, Stefania? Tanti, insomma, su questo taglio, insomma, alcuni contestano chi si è permesso di dire di contestare, insomma, questa partita o comunque l'atteggiamento della squadra facendo riferimento appunto alla partita perfetta della Cremonese e quindi togliendo un po' quelli che possono essere gli alibi in questo senso, perché oggi non è questione di aver giocato male o di aver, o meglio, sì, il Catanzaro ha sicuramente giocato male, ma Ma c'è stata una grande probabilmente Cremonese. l'avrei voluta vedere con il Catanzaro al top, è chiaro, però oggi sarebbe stata dura durissima, come dicevi lo Per scorso anno, tutti. anche per il Catanzaro No, per al tutti, per top, tutti, anche per il anche per Catanzaro il al top. karma. Facciamo un giochino così Sì. magari Ah, leviamo prima di ti nostro. chiedevano, e ora lo richiedono, quindi te lo chiedo. Secondo te che cosa si sono detti nel cerchio finale?
No, secondo me sono detti, secondo me Iemmello ha detto dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo essere sulla testa, andiamo a prenderci questo applauso, grazie ragazzi per quello che avete fatto e mi avete regalato, perché Iemmello li Certo. ringrazia sempre per quei due derby vinti e poi un discorso di incoraggiamento e di applauso secondo me ai più giovani e poi tutti sotto la curva. Aspetti, segnalo un'altra cosa. Maurizio che scrive: se Vivarini va via, solo Mister Mardente sarebbe degno di quella panchina. Confermo, ecco, sono completamente d'accordo. Quindi speriamo che Vivarini Quindi resti. speriamo che Vivarini resti. Per favore, Vivarini, per favore. Mimmo, a questo punto, siccome dopo Vivarini potrei essere io, quanto vuoi Vivarini su quella panchina? Io? Sì. Beh, visto che l'alternativa sei tu, diciamo che mi state bene tutte e due, va, tutto a posto. No, troppo affetto nei miei confronti. Sei un grande, Mimmare, sei un grande. Ragazzi, facciamo un giochino, così magari ci leviamo di dosso un po' di rabbia e un po' di frustrazione. Meglio uscire meglio così oppure in finale con un gol al 90esimo? Ma se me lo dici stasera io ti avrei detto forse meglio così, dai. Uscire in finale non è mai bello, perdere le finali, però giocarsele Non è nemmeno è anche brutto. un'emozione, non è nemmeno brutto, è un'emozione, dai. Diciamo che il Catanzaro a questi playoff c'era arrivato per tastare il terreno, per vedere com'erano, li ha assaggiati. Con un po' di amarezza magari esce, però va bene così, dai. Ti segnalo un altro messaggio perché era molto bello, prima ce lo siamo persi, quello di Fabio, che dice a proposito di dispiacere, a me non dispiace essere usciti dalla corsa per la... Dispiace solo che adesso il sabato mi toccherà andare a mare. Vagli a dare Con torto. moglie, magari, Vagli a e dare figli torto, vagli a e dare tutti i torto. secchielli e robe varie, lo so, ti capisco. Vagli a Come si dare chiama torto. questo tuo ascoltatore? Fabio di Fabio, Civoa Punta. Fabio di Civoa Punta, siamo tutti con te, siamo tutti come te, siamo tutti nelle stesse condizioni, terribili, terribili, terribili. Comunque i nostri web spettatori sono dell'idea che sia meglio uscire così, Meglio piuttosto uscire che... così? Sì. Ok, Mimmo, tu come la vedi? Meglio uscire così o in finale al 90esimo? No, no, meglio andare via stasera, qua al 90esimo. Secondo te reggo al 90esimo di una sconfitta in finale, ma lascia perdere, va. Siamo d'accordo tutti quanti. Allora, ragazzi, c'è un futuro da programmare. Da dove si parte, Gianfranco? So la risposta, ma te lo devo chiedere. Da Vivarini, primo punto, bisogna blindarlo perché, come hai detto bene tu, ancora c'è l'accordo con il mister, quindi è del Catanzaro, è il Catanzaro, quindi non c'è una prospettiva di cessione, di svincolo, c'è però una prospettiva concreta, fortissima, che tante altre squadre abbiano messo gli occhi su di lui dopo il campionato fatto. A prendere le lodi di questo Catanzaro era sempre anche lui di riflesso. Il Catanzaro giocava bene perché Vivarini lo aveva ben creato, ben mentalizzato, ben formato. Poi, ovviamente, fatto questo step, mantenuto Vivarini sulla panchina, bisognerà alzare il tiro sul mercato perché effettivamente si è capito che il Catanzaro può fare questo passaggio, può adesso ambire a qualcosina in più. L'obiettivo del prossimo anno dovrà essere assolutamente quello di quest'anno, quindi partire con l'obiettivo salvezza e poi costruire piano piano qualcosa di sempre più importante, alzare l'asticella giornata dopo giornata, però per questo bisogna già puntare con gli uomini giusti per arrivare a questo finale, a giocarsela con la Cremonese di turno. E a questo punto bisognerà confermare anche chi ha dimostrato in qualche modo di valere per Catanzaro. Faccio nomi, magari oggi non ha brillato tantissimo, però Van de Putte è un elemento che non può lasciare Catanzaro nell'ambito di un progetto a crescere e affidarsi, legarsi ancora a Iemmello perché ha dimostrato di essere capitano in tutto e per tutto, cuore, gambe, cervello. Iemmello è l'anima di questo Catanzaro. Tecnico e impianto da trattenere, quindi progetto da proseguire. Se potessi fare due acquisti, che acquisti faresti? E questa squadra va ritoccata, va sistemata in difesa sicuramente perché servono alternative valide, no, servono, non Anche ce ne vogliono gli se. interpreti, ma servono prime scelte valide di assoluta categoria, perché Antonini ha sistemato alcuni aspetti, alcune pecche che aveva la difesa, però c'è ancora qualcosa da assestare a mio giudizio. Perché tanti, troppi gol sono stati presi,
per minuzie anche, no? Però per questioni che riguardavano proprio l'assetto difensivo e, ma più che l'assetto, a dire la verità, proprio errori dei singoli, insomma. Quindi è lì che il Catanzaro può e deve assolutamente fare qualcosa. Poi è chiaro, se si vuole fare il salto di categoria, non parlo di Serie A, io parlo di salto di categoria nel senso di migliorarsi, di fare qualcosa di buono, di provare a ripetere questa stagione, magari provare a migliorarsi anche, e bisogna intervenire in tutti i reparti, è inutile che ci giriamo intorno. La difesa urge sistemarla, poi però bisogna intervenire in tutti i reparti, anche perché i ragazzi che hai avuto quest'anno non sono tuoi, quindi bisogna valutare quale trattenere e quale no, se si può trattenerne qualcuno e bisogna andarne a scovare altri. Mimmo, se tu fossi Floriano Noto stasera, cosa faresti o cosa diresti? Ringrazierei Vivarini e tutti i suoi ragazzi, i ragazzi della società, pure diciamo non dei Vivarini, però per il prossimo anno partirei con dei punti fermi che sarebbero Vivarini e poi metterei più fisicità in difesa e più fisicità a fianco agli emmeri. Perché quest'anno le pecche maggiori non è stato tanto il centrocampo, perché al centrocampo c'erano Petriccione, ha fatto in pieno il suo dovere dopo l'infortunio di Ghione, ha avuto un Calo Verna che non abbiamo potuto utilizzare nelle ultime, però è stato sostituito bene da Pontisso, ma ci vogliono almeno due difensori di categoria, perché per marcare gente come Coda, che fisicamente è un armadio a quattro ante, ci vuole per forza un difensore di categoria, un difensore che abbia dei quei 10 centimetri in più che noi quest'anno non abbiamo avuto, se non dopo che è arrivato Antonini. E poi più fisicità a fianco a Gemmello, perché Gemmello, non dimentichiamo che ha fatto 17 reti più 2 nei playoff. 15 più 2 nei playoff, 17 totali, 15 in campionato e 2 nei playoff. 15 più 2, sì. Come stavo dicendo, compresi i due dei playoff, e li ha fatti con un attacco molto leggero che abbiamo avuto noi, perché a noi è mancato in queste ultime partite Ambrosino, che per velocità riusciva a darci la superiorità numerica e anche a creare scompiglio nelle difese avversarie. Ragazzi, se bisogna fare un campionato diverso, cioè migliore rispetto a quello di quest'anno, secondo me dobbiamo mettere fisicità sia in difesa che in attacco. E a proposito di campionato diverso, il primo post vicino alla società è già uscito, perché la moglie del presidente Tonio Santacroce si è espressa su Instagram con una foto insieme a mister Vivarini, onore a questo Catanzaro, pronti per fare un per stravincere il prossimo campionato. Se qualcosa conta, la moglie in casa secondo me conta sempre. Possiamo dire che anche questa è una notizia. Togo Meide, visto che scusa un attimo, sì, Gigi. Sì. Ma visto che sei tu l'alternativa a Vivarini, no? E che cosa me compreresti tu come giocatore? Non i nomi. Cosa sono d'accordo, d'accordo con voi, avete fatto un'analisi perfetta. Almeno un paio di difensori, un centrocampista e due attaccanti forti. Forti. Interverrei in tutti i reparti. Perché il professore giovane potrebbe fare il tuo secondo. Assolutamente sì. Mi ci vedo in Milano. Tolomeide, come siamo messi con le vivarinate? Abbiamo un po' di vivarinate, l'audio è quello che è, ma insomma ce la facciamo bastare, insomma. Allora, non siamo riusciti a preparare i sottotitoli, ma si intuisce cosa ha detto. Ma non è colpa nostra, arriviamo direttamente da Cremona, quindi insomma. Non è colpa nostra, quindi non sfanculateci. Ci sentiamo Vivarini insieme a voi. Vivarini. Proviamo a farlo almeno. Allora, le cose positive, perché anche il vostro saluto, il vostro ringraziamento è una cosa molto bella, e quindi la riporterò sicuramente a questi ragazzi. Ora sottolineare come prima cosa, la cosa più bella di stasera è che sono stati gli spalti, perché veramente vedere un pubblico così affettuoso, così passionale, veramente abbiamo dimostrato, penso a tutti,
la passione che c'è a Catanzaro per il calcio. E siamo stati veramente su quello, penso di aver privilegiato veramente ad alti livelli. Quindi oggi la prima cosa da segnalare è questa. Poi mi provo a ringraziare molto i ragazzi, perché veramente voi li ringraziate, ma li ringrazio anch'io. L'ho fatto singolarmente, lo faccio anche adesso, perché comunque hanno fatto un campionato veramente di grande applicazione, di grande sacrificio, hanno dato quello che potevano dare, quindi di conseguenza tutte cose molto molto belle. La partita chiaramente ci avevamo di fronte un avversario di livello alto, che al di là degli 11 che scendevano in campo, anche in banchina aveva un'altra squadra altrettanto forte, quindi di conseguenza noi abbiamo cercato di partire forte, di cercare di fare le cose che dovevamo fare, però abbiamo avuto un impatto fisico alla partita da parte loro di livello altissimo, quindi di conseguenza abbiamo mostrato fatica, abbiamo mostrato difficoltà, dovevamo avere la capacità di aumentare un po' il ritmo, però chiaro che loro spingevano, quindi di conseguenza penso che bisogna anche capire come magari l'avversario è più forte di me. Ti chiedo intanto, rispetto alle tre partite giocate prima di oggi con la Cremonese, qual è stata la differenza, le differenze sostanziali, e poi una curiosità, se si può dire cosa le ha detto Castagnetti a fine partita durante i festeggiamenti? Diciamo queste tre partite io un rammarico ce l'ho, perché comunque sono partite particolari dove cresce molto la tensione, cresce molto la motivazione e purtroppo abbiamo perso un po' di serenità, un po' di tranquillità, soprattutto nel palleggio, che era la nostra forza, la nostra qualità. È chiaro che la posta in ballo è molto alta, non è facile ragionare il loro freddo e glaciare come abbiamo fatto durante tutto il campionato. Ormai non è quello, perché dovevamo sicuramente fare un po' meglio in fase di possesso palla, però dobbiamo capire che quando si arriva a questi livelli qui poi anche le individualità vengono fuori e quindi di conseguenza è andata così. Castagnetti, ma non solo Castagnetti, penso anche qui a Cremona, che si avvicina, non fa altro che fare i complimenti alla squadra, a questi ragazzi, quindi di conseguenza lui, siccome mi conosce bene, sa la mia filosofia, è contentissimo, diciamo, che siamo riusciti a mettere in pratica quello che io magari un po' di predicato con lui. Mister, quest'anno ci avete lasciato tante immagini da stampare e cornicione al muro, le chiedo qual è quella più bella per lei di tutta questa cosa. Non stasera, ma io penso che ogni partita, penso la vittoria a Parma, insomma, mi ha dato tante soddisfazioni, perché comunque l'abbiamo vinta con il merito, con qualità, ma è difficile trovare. Io la cosa che dico, ecco, il rapporto che ho con la squadra e la stima che diciamo che abbiamo deciso, insomma, dentro lo spirito. Mister, io in suo onore ho messo la coppa e la ringrazio come giornalista trasfertista per Catanzaro. Grazie per tutte le belle immagini che abbiamo vissuto anche fuori casa. E mi verrebbe da dirle quando inizia il ritiro per la prossima stagione, perché la voglia di calcio a Catanzaro è tantissima. Ma tutte a parte, mister, quando iniziamo a programmare il futuro per la prossima stagione del Catanzaro Serie B? E allora adesso voi che mi conoscete, ormai mi conoscete, quando perdo sono un po' intrattabile, infatti sto facendo fatica ad essere sereno e tranquillo. Però penso che ci vuole un po' di tempo adesso per calmare un po' le acque, per avere la mente lucida, la mente diciamo serena per prendere le migliori decisioni.
Buonasera mister. Lo striscione esposto dalla tifoseria recita una stagione da sogno, ma la seconda parte un futuro di gloria. Il Catanzaro è stato bollato, secondo me, uso questo termine, come mina vagante, come quasi fosse una cosa non aspettata ai playoff. Perché non venga più etichettato come mina vagante, ma come realtà, perché lo è una realtà, no? Perché lo sport non può, io lo dico da giornalista, etichettare mina vagante qualcuno come se non avesse quasi il diritto di esserci. Invece il Catanzaro ha anche sfiorato la promozione diretta. Cosa manca a questa squadra? E questo futuro di gloria ovviamente vede la nostra serie che si chiama Vincenzo Villani. Allora, è la stessa domanda di prima, ripeto il discorso che ha fatto. In questo momento prima dovevo smaltire questa sconfitta e poi magari si può ragionare un attimino con la mente lucida e serena. È chiaro che ha messo in evidenza ancora la cosa più bella di stasera, che sono rimasto anche io, penso, una decina di minuti sotto la curva, perché veramente è stato uno spettacolo questa gente, vedere questo tifo che... Allora, ammette la superiorità della Cremonese oggi e poi il passaggio più delicato è quando dice adesso stacchiamo un po' la spina e poi a mente lucida e serena stabiliremo cosa dovremo fare da qui al prossimo futuro. Questa è la vera notizia triste di Ah, giornata. beh, triste, mille interpretazioni, Esatto, ovviamente. ecco, speriamo. Come, sai, anche l'anno scorso era andato così, poi noi ci siamo beccati tutti gli improperi da parte dei tifosi perché andavamo ad analizzare la situazione, la distanza tra le parti. E probabilmente bisognerà risedersi al tavolo e parlare di obiettivi, perché adesso ovviamente Vivarini c'ha l'acquolina in bocca, come ce l'abbiamo noi per questa Serie A, la società ce l'ha sicuramente, bisogna trovare il punto d'incontro dove questa acquolina in bocca va a convergere. Vediamola così. Esattamente, io sposo in pieno la tua interpretazione, assolutamente sì. Stefania, come ti è sembrato? Intanto amareggiato, Sì. deluso, perché uscire ci può stare, insomma, non arrivare in finale, non arrivare in Serie A ci può stare, insomma, non è mai stato l'obiettivo, però secondo me si aspettava una partita diversa da parte dei suoi. Il Catanzaro spesso paga, no? L'approccio, i primi minuti, perché studia l'avversario e quant'altro, però insomma, prendere due gol nei primi 19 minuti, nei primi 20 minuti, poi diventa difficile riuscire a risollevare la partita. Non ci è riuscito neanche con i cambi, ma l'abbiamo detto, perché purtroppo la panchina del Catanzaro non è quella della Cremonese, quindi sicuramente era molto deluso perché si aspettava e sperava in un finale diverso. Per quanto riguarda il futuro, è chiaro che faccia gola a tante società. Vivarini è chiaro che abbia mercato, è chiaro che abbia già ricevuto delle richieste, è più che lecito, insomma, no? Sarebbe strano il contrario. E ora sta alla società, perché come dicevi tu, ha un altro anno di contratto, è legato a questa società, quindi dovrà essere la società a trattenerlo. E lì si capisce anche quelle che sono le ambizioni della società, perché Giustissimo. se sarà in grado di trattenerlo, vuol dire che ha ambizioni Esatto. da poter mettere sul Da piatto, Vivarini, ambizioni da Vivarini. altrimenti no, ma può essere anche lecito quello che ha programmato la società, perché non è che necessariamente in 2 anni si deve fare il salto in Serie A. Certo. Vediamo cosa succede. Sposo in pieno la vostra interpretazione, Mimmo, tu che Vivarini hai visto e che idea ti sei fatto su quel passaggio lì? Si sentiva poco e niente, comunque condivido quello che hanno detto sia Gianfranco che Stefania. Ragazzi, cominciamo ad esaminare, prima di esaminare Vivarini e quello che dovrà fare la società, che c'è una squadra che si chiama Sassuolo, dopo 11 anni di Serie A si ritrova in Serie B, quindi secondo me, anche se non c'è più Patronus Quinzi, ma c'è Carnevali, che è uno che di calcio ne capisce, pretende che si torni subito in Serie A. Poi arriverà un'altra corazzata del sud, che è la Salernitana, con un popolo meraviglioso, quasi come il nostro, non proprio meraviglioso come il nostro, che la Rechi lo riempie tutte le domeniche. E poi ci sarà il Palermo, ci sarà il Brescia, ci sarà il Modena, ci sono, quindi il campione, la Serie B è 1-2 in tutto e per Vero. tutto. Ed è un campionato difficilissimo.
E a mente serena, dopo aver sbollito, ti dico questo, ma io all'inizio avrei fatto un pensierino di arrivare fra i primi 10, di rischiare di rimanere anche fuori dai playoff, perché non mi dite subito, ma i playoff ce ne vanno 8, sì, ma non era questo l'obiettivo, l'obiettivo era, cioè, la salvezza il prima possibile. L'abbiamo raggiunto, siamo arrivati in semifinale, siamo giustamente ed onestamente ammettendo che dovevamo uscire stasera, senza incolpare nessuno, perché sono stati magnifici sti ragazzi, veramente in alcuni momenti anche commoventi, vedi la partita con Brescia, va bene? E allora, su quello che di buono si è fatto quest'anno, cerchiamo di guardare avanti con fiducia. Giusto, Mimmo, e anche noi siamo ai titoli di coda. Studio Giallorosso finisce qui, ma non finisce qui. Ma non quel coda che ci ha segnato. Non quel coda che ci ha segnato. Finisce qui, ma non finisce qui, perché vorremmo tanto fare una puntata finale con qualche ospite speciale in studio. Magari proprio il mister, chi lo sa, ci proveremo, ve lo garantiamo. E soprattutto magari in estate proseguire per parlarvi di mercato e del ritiro, e magari una capatina ci tocca pure farcela, caro il mio Gianfranco. Sei perché pronto? No? Perché preparati no? I zoccoli, si parte. Anzi, però portati il maglioncino. Perché tendenzialmente sarà anche, si fa in montagna. Perché sarà un paesino di montagna. Freddino, freddino. Tolomeide! C'è altro? Non possiamo andare? No, vabbè, saluto pure io. Cioè, saluto. È un po', no, salutiamo parzialmente, perché sì, ritorniamo presto. Stai sereno. No, ok, vabbè. Ci siamo divertiti comunque, dai. Ci siamo divertiti, speriamo soprattutto che vi siete divertiti voi. Un saluto a Tolomeide. Ciao, Tolomeide. Ciao. Un saluto a Danilo Scalise in regia. Ciao, Danilo. Un saluto a Mimmo Barbaro. Ciao, Mimmo, e grazie. Ciao, grazie a voi ragazzi, siete stati degli splendidi compagni di viaggio. Ciao, mi marevo mio. Ciao Stefania. Ciao Gianfranco. Ciao Gigi. Ci vediamo con te, ci leggiamo. A presto ragazzi. In forma, ve lo ricordiamo. Ciao Stefania. Ciao a tutti, però non mi piace questo clima da no, un giorno di no, scuola. No, guarda, quindi io sono rivolgo come altro. Quindi ci rivediamo sì, nelle prossime settimane. E ciao soprattutto a voi, ma Studio Giallorosso finisce qui, ma non finisce qui. È stata una stagione stratosferica, è stata una stagione che ci ha fatto sorridere, commuovere, rimpiangere mai, nemmeno oggi in fondo siamo così tristi, amareggiati un po', delusi un po', ma in fondo molto grati ad una squadra, ad una società, ad una proprietà, ad uno staff che ci ha reso il popolo meraviglioso che siamo. Ricordatevi una cosa e poi vi saluto veramente. Un tempo non molto lontano c'erano dei bambini che giocavano in un cortile, uno era Baggio e l'altro era Gianluigi Buffon. Adesso in tutti i cortili della città, quando quei due bambini giocano, uno è Fulignati, l'altro è Iemmello, si divertono a ripetere i nomi dei nostri beniamini, e allora significa che è tornato il Catanzaro, è tornata l'US, tornerà Studio Giallorosso. Ciao.